Salve, un saluto a tutti voi da iPhone Assist, oppure Giuseppe Mignanelli, eccetera, eccetera. Dunque, sul tavolo operatorio, chiamiamolo così, sulla nostra morsa abbiamo questa scheda che avete sicuramente già riconosciuta perché ormai state diventando sempre più esperti. Dunque, si tratta di un iPhone 5. Questo iPhone 5 soffre di una cosa particolare. Non si vede nulla. Il display LCD non visualizza una ceppa, direbbe Massimo. Nulla, niente, niente, nada de nada. Allora stiamo cercando di capire pur qua perché non visualizza nulla. Abbiamo guardato prima di tutto la parte di fronte, no? Penso che voi saprete che il connettore video di un iPhone 5 è questo qui. Questo qua, no? Che vi sto indicando. E qui a noi non ci sembra che ci sia nulla, abbiamo anche testato le varie resistenze, induttanze, eccetera, seguendo vari schemi che circolano su internet, le varie soluzioni. Da questa parte non ci sembra a noi che ci sia alcun problema. E allora il problema dov'è? Tanto volevo farvi notare un attimo una cosa, questo cavolo di lettore di SIM ha preso una bella botta, perché guardate com'è bello rientrato, questo non credo che c'entri nulla con la visualizzazione, però insomma, bene, si vede che lo trattano proprio bene questo iPhone 5. Stavo guardando qui dietro perché a me risulta che qui dietro c'è qualcosa che riguardi la luce e la luce fu, no? Allora, che cosa ci sarebbe in particolare? Allora, ve lo indico così imparate. Questa qui con questa L, vediamo se riesco a farvela vedere bene. Forse se saliamo un po' in alto. Sempre più in alto, dice una pubblicità. Voi siete giovani, forse nemmeno la conoscete. Chi ha qualche giorno di più come me, conoscerà di che sto parlando. Niente di importante, eh? Era una grappa poi, pensate un po'. Dunque, dicevo, vedete questo aggeggio con questa L? Questa è una coil o anche una bobina. Questa potrebbe essere difettosa. L'ho già testata, eh? Sta a posto, non è difettosa. Poi qui accanto c'è un IC che è questo cosetto piccolo qua e qui accanto ancora c'è un fuses, no scusate un diodo che è questo qui. Questi tre di solito dice che sono responsabili della visualizzazione, più che altro del backlight, ma qui non c'è nemmeno backlight, cioè non c'è né la visualizzazione né il backlight, per cui diciamo che questi potrebbero essere per quanto riguarda il backlight, ma noi dobbiamo riacquisire la piena visualizzazione. Allora mi sono un po' impegnato a guardare, guardare, guardare e ho trovato forse qualcosa che potrebbe essere la concausa, la causa scatenante del difetto. Osservando bene al microscopio, ma anche qui adesso alla lentina, ho visto che qui dietro, in questa zona qui, questo è il power manager per la cronaca. Questo bel IC grande. Qui, in questa zona qui, c'è dell'ossido. Per cui penso che questa qui sia una concausa del problema. Come ci sia arrivato l'ossido qua, ce lo dovrebbe dire il proprietario. Perché noi l'abbiamo ricevuto, l'abbiamo aperto, come vedete, non c'è più lo shield, questa è la parte di dietro. E stiamo vedendo come mai non funziona, ok? Quindi facciamo vari test. E se poi alla fine, dopo tutti i test, non riusciamo a trovare nulla, per noi il discorso si chiude. Allora, vi faccio vedere alla lente qual è il difetto che ho trovato, perché ingrandito si vede senz'altro meglio che così ad occhio nudo. Allora, piazzo per bene la lente, prendo la videocamera e vi faccio vedere dove ho trovato il difetto. Allora, vediamo se riusciamo a inquadrarlo. Non certo qui. Allora, la lentina è questa. Allora, bisogna allontanare un po' per capire meglio. Eccoci qua. Dunque, ecco qua, vedete vicino al power manager tutto quel biancore su su quei condensatori? Adesso ve li ho inquadrati, più o meno, insomma, non è semplice. Ecco qua. Sotto il power manager, quel gruppo di condensatori. Se guardate hanno un bel biancore, adesso forse lo vedete bene perché finalmente sono riuscito a inquadrare meglio la situazione. Vedete? Questo potrebbe essere la causa scatenante
della non visualizzazione di nulla sul display LCD. Andiamo quindi a togliere questo ossido. Come si toglie l'ossido? Si toglie con un apposito liquido e con macchina ad ultrasuoni. Quindi questo video sarà fatto a puntate, cioè un pezzo lo registriamo oggi, un pezzo sarà registrato successivamente, quando la scheda si sarà asciugata. Così, giusto per dire, volevo fare un'osservazione, perché alcuni ci dicono che per quanto riguarda il trattamento contro gli ossidi forse è troppo, perché in fin dei conti per un po' di liquido, per un po' di corrente. Guardate, bisogna anche saperlo fare questo lavoro, perché questa scheda potrebbe rifunzionare se va trattata nel modo giusto, se va fatta da mani esperte, se poi oltre al lavaggio si usano anche altri accorgimenti per poter far rifunzionare questa scheda. Poi se proprio c'è tanto di rotto o non ci sono le possibilità di farlo ripartire, ma qui, come vedete, questa scheda è molto pulita, per cui io credo che abbia un'alta probabilità di ritornare a funzionare. Dunque, per ora quindi abbiamo osservato che in questa zona c'è dell'ossido. Qui c'era uno shield, quindi come ci sarà arrivata? Ci sarà arrivata dalla scheda SIM, perché c'è un buco, no? Questa è la scheda SIM, è anche ammaccata. Da qui si sarà infiltrata dell'acqua ed è arrivata proprio in questa zona. Acqua non per forza a catinelle, anche vapore, non so, qualsiasi cosa, ma qui comunque l'ossido c'è arrivato e non ce l'ho messo io. Bene, ci vediamo quando abbiamo fatto la pulizia. Qualche giorno fa ci siamo lasciati con una scheda che non visualizzava nulla sullo schermo LCD. Vi ricordate, era ammaccato anche il lettore di SIM, è ancora ammaccato. E adesso vorremmo vedere, dopo la pulizia, dopo l'asciugatura, se finalmente sullo schermo si vede qualcosa. Lo schermo del cliente non è buono, l'abbiamo già testato, quindi non useremo il suo schermo. La scocca è la sua, la batteria è la sua, ma lo schermo è preso dal nostro laboratorio. Vediamo se abbiamo guarito la visualizzazione dell'LCD. Penso che voi saprete come si collega uno schermo di un iPhone 5. Mi stava finendo il fiato. Dunque, prima si mette il touchscreen e si cerca di metterlo più giù possibile, altrimenti farà le righe. E poi si mette quello del video. Eccolo qua. Poi si schiaccia per bene, no? Così. Adesso possiamo scendere. Come vedete, io sullo schermo ho scritto ok, questo è buono. Proviamo. Se la luce è tornata, sarebbe una buona notizia. Vediamo. Accendiamo. Non si vede nulla sullo schermo. Proviamo a dare corrente. Altrimenti devo ancora andare a cercare altro, no? Se non è questo. Dunque, vediamo intanto se c'è la luce almeno sullo schermo. Non c'è nemmeno la backlight, perché se ci fosse la backlight qui si vedeva. Sul bordo dello schermo si sarebbe visto illuminato, invece non è illuminato. Sentiamo se scalda. Sembrerebbe di no, però la batteria non era agganciata bene. Riproviamo ad accendere adesso. No, non si vede nulla, nemmeno backlight. Sentiamo almeno se parte, pur non visualizzando nulla. Quindi a un certo punto dovrebbe fare la vibrazione. Sentiamo. No, non è acceso. Allora, vediamo se è tutto ok. Questa batteria è un po' fasulla, si attacca e si stacca da sola. Allora, lo schermo è acceso. Riproviamo e stacchiamo la batteria, che non aggancia bene, non lo so perché. Ok. Lo schermo è ben attaccato, connettore dock anche. Colleghiamo il connettore della batteria, ma guarda questo connettore, ci va un po' lento. Vediamo se si accende. Ho premuto, ma sullo schermo non abbiamo nulla. Dunque, sì, è collegato bene il pulsante di accensione. Proviamo a dare corrente. Eh no, non c'è nulla, rimane ancora. È accesa, sentite che è vibrato, no? Ma sullo schermo non vediamo una ceppa, vero Massimo? È acceso, sì, sentite come vibra. Però sullo schermo il difetto è rimasto, non si vede nulla. Dovremmo andare alla ricerca delle cause. Se voi sapete qualcosa ce lo dite. Non è semplice, eh? Io però comunque
non sapendo né leggere né scrivere, vorrei un attimo cambiare schermo. Non vorrei che, nonostante che l'ho testato, questo schermo faccia i capricci. Ne metto un altro qualsiasi. Questo è di un altro cliente con altri problemi che stiamo risolvendo. C'era un problema, per esempio, al connettore LCD. Ne abbiamo soldato uno nuovo, in questo caso già è ritornato a posto così. E c'è un problema al wifi che dobbiamo risolvere, abbiamo finito. Dice, ma c'è manco qualcos'altro? No, grazie a Dio. Non ci facciamo mai mancare nulla. Allora, colleghiamo allo schermo di questo signore, vediamo se è migliore. Se è migliore assai. Allora, il touch, il video anche, e mettiamo anche i connettori frontali, vediamo. Questo è bianco, ma non fa nulla, no? Accendiamo, non c'è niente sullo schermo, quindi è reale che non si vede nulla. Retroilluminazione? No. Proviamo con la corrente. No, non c'è nulla sullo schermo, come vedete. È acceso perché ha vibrato, come avete sentito, anche se sta lamentando che vorrebbe che metto qualcosa. Lo sentite? Bom, bom. Sentite? Avete sentito? Se stacco la corrente, il bam finisce. Bim bum bam. Allora, dovremmo cercare perché allora non si vede nulla sullo schermo. Abbiamo tolto l'ossido. Eventualmente dovremmo togliere i componenti, metterne nuovi perché, come abbiamo detto, abbiamo detto tempo fa, ma comunque l'abbiamo detto. Nella parte di dietro c'è il backlight, perché questo non ha nemmeno il backlight, no? La cosiddetta retroilluminazione. Dunque, se no dovremmo dire al cliente che questo terminale non c'è nulla da fare. Allora, intanto stacchiamo anche il bypass qui. Abbiamo staccato il connettore d'accensione, stacchiamo l'antenna in basso qui. Ecco qui. E possiamo togliere la scheda. Voilà, ho anche attaccato il wifi, come vedete qui dietro. È la prima cosa da attaccare quando si rimonta la scheda ed è l'ultima da togliere. Si può fare così, vedete, con uno strumento di precisione, tac, e la scollegate. E togliamo queste cose del nostro cliente. E dobbiamo analizzare che cavolo è che non va. Se qui, per esempio, intorno c'è qualcosa che non va. O se ancora, vedete, io l'ho protetto con del nastro perché non volevo che facesse massa sulla scocca. Oppure se qui dietro, dove c'era l'ossido, e adesso non c'è più, ve lo faccio vedere, è bello pulito, c'è qualcosa da fare. Io credo che a questo punto vado a sostituire l'IC, che è questo minuscolo coso qui. Ve lo sto indicando, vedete, qui c'è la L, qui ci sono due condensatori, poco sopra i due condensatori, e prima di questo quadratino, questa cosa piccolissima. Se riesco a avvicinarmi di più, ecco, questa che sto indicando, questo è l'IC della retroilluminazione. Io lo cambierei, anzi, non io lo cambierei, io lo cambio. Se voi permettete, ok, allora facciamolo. Sempre per voi cultori del fa-da-te, prima di procedere, fate sempre quello che ho fatto io adesso, andate a vedere l'IC, qual è il verso giusto. Come si fa a capire qual è il verso di un IC? Da un lato o a destra o a sinistra ha delle barre verticali e vanno messe allo stesso punto quando si rimette a posto questo IC. In questo caso questo IC ce l'ha sulla sinistra, quindi dovremo togliere questo, metterne un altro e tenere conto che devono stare a sinistra. Qui c'è per esempio un altro IC, vedete? E qui invece le barre ce l'ha a destra. Basta tenere conto, questo è un po' più grande, perché vedete qua invece quanto è piccolo questo? Questo è un po' più grande. Ok. Dunque, bobina, diodo, IC. Io toglierei l'IC. Sarebbe più facile togliere la bobina, perché... Ma che si muove? Scusate un attimo, mi è sembrata che nemmeno l'ho sfiorata si è mossa. Forse ho le visioni. Dunque, vediamo. Mi è parsa che si muove. Non dovrebbe essere, ho avuto una visione. Allora, tolgo l'IC da una scheda donatrice, toglierò quest'altro IC e
e ci metteremo quello del donatore, ok? Ok, abbiamo fatto tutto in privato, voi permettete, vero? Perché era una cosa molto difficile, preferito fare in privato. Adesso diamo una pulita perché qui è tutto bello pieno di frussante. Non servirebbe, ma insomma, la pulizia non fa mai male, no? Ok. Speriamo bene adesso perché, nonostante tutto, abbiamo sempre bisogno anche di un po' di fortuna, no? A parte la professionalità, l'intuito o quello che volete, poi la fortuna non guasta mai, no? Dice che, come si dice, che la sfiga non ha mai fondo, ma com'era, no? La fortuna è cieca, era così? Ma la sfiga ci vede benissimo, una cosa del genere si dice. Spero che non ci veda, che stasera sia un po' accecata. Dunque, ho pulito la scheda del nostro cliente. Saldatura l'abbiamo fatta, andiamo a rivedere di rimontarla sulla scocca e speriamo bene. Togliamo la morsa. Voilà. Prendiamo la scocca che abbiamo posato rigorosamente, eccola qui, vi faccio vedere, eccola qui, per quelli che montano o smontano l'iPhone 5, vi ho già detto, la prima cosa da fare è mettere l'antenna wifi, si mette qua dietro, quindi si gira, no? E si collega l'antenna wifi. Dopo sarà un po' più complicato metterla, vedete, l'abbiamo collegata. Adesso scansiamo il pulsante di accensione e andiamo a mettere giù la scheda. Ah, scusate, devo tirare anche giù la protezione, dimenticavo. Rifacciamo, voilà. Ok, eccola qui. Adesso, come prima cosa, io metto già il pulsante d'accensione sul suo connettore, che è questo. Vedete? Sì? Ok. Fatto liscio, riproviamo. Si muove. Su. Ok. Poi mettiamo il connettore dock al suo posto. Centrate e non, centratelo bene e poi collegatelo, perché se lo centrate male e forzate si rovina. Vedete che ha fatto clic. Colleghiamo anche questa antenna sul suo connettore. Anche questo ha fatto clic, avete sentito, no? Questo lo lascio così per ora, poi magari questo dovrebbe stare aperto, no? Batteria originale del cliente, però io vedo che si collega un po' male, si sta spegnendo intanto la macchina che ho usato per fare questo. Do una controllata un attimo al connettore della batteria, voi permettete? Diamo un'ottima occhiata. No, è buono. Veloci, veloci, veloci. Vediamo se abbiamo ottenuto qualcosa. Connettore batteria. Frontale. Prendiamo sempre questo bianco, mi fido di più. È nuovo, mi fido un po' di più, no? Mamma che rumore che fa questa macchina, questa infernale macchina. Allora, bene, avete visto quanto è semplice? Bene, è entrato, dietro siamo a posto, ultimo connettore, non forzate mai, provate a spingere, se entra, ecco come adesso, è nel verso giusto, se no forzandolo lo rompete. Intrecciate le dita, vado. Si vede qualcosa? Nada. Non funziona ugualmente. Ma ce l'hai con me? Ehi tu, ma ce l'hai con me? Come dicevo il film, ma che ce l'hai con me? Vediamo, mettiamo corrente. Ho attaccato la presa lighting. Si è accesa, avete sentito? Fate prrr, prrr. E anche boom. Ma non si vede nulla sullo schermo. Bel rebus, vero? Chi la vince, come chi la dura la vince o chi ce la dura, scusate, chi la dura la vince, no? E prima o poi vinciamo. Ok, allora a questo punto andiamo sul connettore LCD e andremo a ripassare le saldature. Punta fine, a scalpello comunque. Ho messo il flussante, andiamo a fare questo consolidamento delle varie parti. Allora, una ad una, a mano. In questo caso ci vuole un'estrema precisione, eh? E questo
Vi assicuro, non è facile. Le prime volte avevo anche timore di fare queste cose, adesso diciamo che lavoriamo in scioltezza. È come quando guidate la macchina la prima volta, no? Voi la guidate, avete paura, oddio, qua, là, poi state guidando e manco vi accorgete, no? Anche per le saldature. Vedete, qui ho visto dello stagno, perché ho voluto rimetterci mano, perché qualcuno già ce l'ha messa. Probabilmente il cliente avrà fatto fare il lavoro prima a qualcun altro e poi è venuto da noi. Succede spesso, non è la prima volta. Mi giro così perché voglio fare il ripasso stando in modo più comodo per me. Voi permettete, vero? Grazie. Allora, guardo con la lente così vedo meglio e vado. Sto spingendo in giù più possibile questi dentini. C'è la lente davanti, la devo girare un po' per poter lavorare uguale. Sei davanti a voi adesso, vero? Sì, eh sì. Adesso vedete, sì, più o meno vedete su, non vi lamentate. Questa tecnica la insegniamo nel corso che facciamo qui. Ci sono molti che stanno venendo che vogliono imparare solo perché già sanno fare abbastanza a fare saldature a livello avanzato. E noi insegniamo a loro. Adesso andiamo anche dall'altro lato. Riteniamo che c'è posto per tutti, perciò lo facciamo, eh. Se fosse un discorso di solo soldi, che poi quelli non bastano mai, non lo faremmo. Pensiamo che tutti possono imparare se hanno voglia. Se hanno costanza, tutti, eh? Io ricordo i primi giorni che Stefano mise piede qui, con tanto timore, so, ricorda benissimo pure lui, credo. La prima cosa che gli feci fare era appena uscito il 5S, di aprire un 5S e di cambiare il vetro. Dico, guarda, sto accanto a te, mi ha fatto anche il video poi, di quella prima volta che lui, diciamo, mise mano in pasta, no? Come si dice? Andò finalmente a fare qualcosa con timore, sì, perché è normale, no? Però, guidato da me, allora dove sta la scheda? Eccola qui. Guidato da me, no, non è che abbia avuto tutta sta paura, no? Ripasso ancora, se voi permettete, eh. È a fuoco? Sì, allora possiamo andare. Siamo dalla parte davanti adesso. Sto ripassando i dentini del connettore LCD. Perché certe volte non fanno bene contatto, o perché qualcuno ci ha messo mano e perché sono stati forzati. A me sembrano buoni, però sapete, visto che non si vede nulla. Ag, mi sono scottato. In questo caso, tocca sana per chi si scotta, è la favolosa crema che abbiamo noi, la calendula. Vado a metterla, grazie. Mi sono calendulato, guardate, sul dito, perché sapete, 320 gradi sul dito non fanno tanto bene. Ogni tanto mi dimentico che ho in mano uno strumento che a una certa temperatura, per cui l'ho preso proprio bene, guardate. Oh, comunque questa calendula ha un potere, non so come fa, io la metto, adesso mi fa molto più male di prima, però dopo un po' sento più nulla, guarisce. Altrimenti mi si faceva la bolla d'acqua e non so che altro, no? Calendula, se ne avete bisogno, mia sorella la vende, è della Iverochet. Oh, se conoscete qualche rappresentante della Verochet, mia sorella la trovate su Facebook mettendo Mignanelli Francesca. Poi si chiama con due nomi, perché si chiama Mignanelli Francesca, questo è il vero nome di battesimo, ma tutti la chiamano Marisa, quindi si chiama Mignanelli Marisa o Mignanelli Francesca. La troverete come venditrice, no, come rappresentante, boh, non so, non mi ricordo più come si dice, dei prodotti di bellezza della Verochet, comunque. E questo prodotto è davvero fantastico. Poi prendo anche altre cose da lei, eh.
Per esempio, mi regala i profumi. Grazie, sorella, come ti voglio bene. Vi regala la vostra sorella voi i profumi? No? Fatevi i regali su. Che cavolo. Oh, sto saldando col dito infartuato, eh. Purtroppo adesso posso usare solo due dita, che le altre mi servono a tenere il dito lontano da riscottarmi un'altra volta. Vabbè, sempre peggio, no? Dunque, mi sembra che stabat ci siamo. Dona rinforzata pure a questi quadratini qua davanti, che anche loro servono alla visualizzazione dell'LCD. Se voi permettete, tanto il frustante c'è, gli do una ripassatina pure a questi. Ok, mi sembra di vedere un gatto. No, mi è sembrato di vedere un gatto. Dovremmo esserci. Oh, io mi diverto facendo queste cose, però ogni tanto la stanchezza arriva, per cui, siccome le ore sono 24, è un lavoro che mi è sempre piaciuto. Per necessità l'ho dovuto fare, voi fatelo per il piacere di farlo, poi se ci guadagnate pure, ma perché no? Non potreste unire l'utile al dilettevole? No? È un lavoro buono, ce n'è per tutti. Mi sembra che sui telefoni spendono le persone, poi vabbè, sono telefoni anche che vale la pena, perché sono veri e propri computer ormai. Alcol isopropilico, il mio dito sta cominciando a far meno male. Non lo so come fa questa calendola, ma è fenomenale. Pure Stefano l'altro giorno si è fatto una scottatura molto più enorme della mia. Subito ha preso la calendola e dopo un po' dico: stai, ti fa ancora male? Ah, io non sento più niente. Sì, è perché è veramente fantastico, ma che ne so, che ci avranno messo dentro? Forse un po' di eroina, cocaina, boh, scherzo, non ci sono droghe. Marisa, se mi sente, mi picchia. Mia sorella sono anni che vende questi prodotti, che è rappresentante. A suo tempo gli crea un sito web perché cercava collaboratrici in tutta Italia. Mi ricordo che ne trovammo alcune, anzi diverse collaboratrici. Poi sapete, è una cosa che ci vuole costanza, ci vuole pazienza. Bisogna anche essere un po' portate, perché è un lavoro che qualche volta ti porta, come si può dire, alla disperazione, dici: ma chi me lo fa fare? Nessuno vuole comprare i prodotti, eccetera, no? Raccoglievo il tappo, scusate. Dunque, do un'occhiata se è tutto ok e finalmente andiamo a rivedere. E per oggi poi, almeno per questa puntata, è tutto. Poi magari aggiungete altre puntate. Si spera che già con questo mio intervento ho risolto, non mi sembra, perché questi connettori li vedo proprio messi male. Non lo so perché, mi piacerebbe vederli meglio. I primi tre di qua li vedo benissimo, sto parlando della parte di là. Gli altri invece sono un po', li ripasso ancora, scusate, ma il mio perfezionismo mi impedisce di lasciarli così. Dunque, stiamo lavorando qui, per la cronaca, per chi non lo sapesse. Mettiamo il frustante e gli diamo ancora una ripassatina. Allora, dicevo, il turno di ottobre è pieno, novembre si sta riempiendo pure lui. Accettiamo due turnisti alla volta e li prepariamo per bene nel mondo del lavoro. iPhone Assist sta cercando anche un tecnico in gamba da mettere, da piazzare qui in laboratorio. Per ora stiamo raccogliendo i curriculum vitae, dopodiché passeremo, se troviamo una persona che ci garba, passeremo pure alle vie di fatto. È chiaro che preferisco chi già ha un po' le mani in pasta, perché mi hanno mandato curriculum gente che ha fatto tutt'altro. Eh sì, sarà un po' difficile, insomma, non metto in dubbio che potreste essere capaci poi di riqualificarvi, si dice così, no? Però ci vuole un po' di più. Io vorrei già una persona che non dico sia abilissima, ma insomma. E poi comunque si preferiscono le persone che sono in zona.
Mi hanno scritto da tutta Italia, anche da lontanissimo. La mia domanda sarebbe, ma eventualmente ti dico di venire, ma come fai? No? Non stai dietro l'angolo. Uno si dovrebbe affittare casa e quindi sono spese, ma che ne so. Allora, da questa parte adesso va un po' meglio. Ricontrollo pure quest'altra, se voi permettete, vero? Ripeto, io sono fatto così. Voglio le cose fatte al 100% bene. Lo ricontrollo, eh? E come lo ricontrollo? Col saldatore. Che sta succedendo qua? Che cosa ho bruciato? Boh, non lo so. Sul saldatore a un certo punto ho visto il fumo. Avrò bruciato qualche plastica in giro. Basta che non mi brucio il dito, no? Allora, vediamo di trovare una posizione adatta per saldare. Sta davanti a voi? E allora dovete scendere perché io così sto realmente messo bene. Vi scendo un po' così la lampada non sarà davanti a voi e io posso lavorare. Ecco qua, vediamo se sta inquadrato. Yes, e io posso lavorare da qui. Ok, vado. Si raccomanda la maschera quando si fanno questi lavori perché questo flussante è tanto ottimo, vi aiuta nelle saldature, ma è tanto cancerogeno. Lo dico sempre, poi fate come volete, come si dice, la vita è la vostra, no? Noi abbiamo le maschere adatte per non respirare questa schifezza. Si suda con quelle maschere, ma è meglio sudare che respirare questa schifo. Sono prodotti chimici. Ok, ci dovremmo essere. Ripuliamo e andiamo a rimontare. Ormai sapete, no? Il procedimento. Alcol isopropilico, si trova in farmacia, boccette da mezzo litro, da un litro, costa, però insomma ve lo danno. Qualche farmacista forse più, dice, più preciso vi chiederà che vi serve e voi dite che dovete pulire i circuiti elettronici. Che non dovete ammazzare nessuno, non dovete, che ne so, mettere una bomba da qualche parte, visto che è altamente infiammabile, no? Mamma mia. Ma anche perché uno che deve fare una bomba non va in farmacia, va altrove a prendere il materiale. Si vende tutto su internet, si vendono anche i manuali, ho sentito, di come fare le bombe. Pensate un po'. Sembrerebbe che adesso è un po' meglio. Io pulisco ancora perché è ancora un po' da pulire. Ho preso un altro cotton fioc. Consumiamo cotton fioc, siamo persone pulite qui da iPhone Assist. Veramente a chili ne consumiamo. Adesso mi piace, è abbastanza pulito. L'alcol isopropilico asciuga da solo, ma gli do un aiuto io. Togliendo il grosso, ecco qua. Chiudiamo la boccetta, che ogni tanto gli do una botta, non vorrei che mi casca. Allora, vogliamo rimontare? Prendo la scocca, scanso qui la scheda da qui, la mettiamo per terra. Siamo qui, guardate, in this point, in questo punto. Ma avete imparato, no? Qualcuno mi chiedeva come si smonta e rimonta. Sto montando. Prima l'antenna, wifi, qui dietro. Si aggancia, con calma, senza fretta, non spaccate nulla, agganciamento rapido, sono stato un po' troppo lento, vabbè, capita, a parte che lo sto guardando da lontano, causa la telecamera che mi sta davanti. Ehi, che c'hai, non entri? Riproviamo. Ok, adesso ci siamo. Bene, è imboccato, però ti voglio sentire più dentro. Ok, allora scansiamo il connettore qui di accensione, appoggiamo la scheda madre, no, sta andando sotto, vedete l'antenna qui, la scansiamo, dove sta lo strumento di precisione, eccolo qua, e tu scansati, grazie, guarda quanto è stupida, mi ha portato via la scheda madre. Ok, allora, giù, scheda madre, antenna wifi c'è, connettore
di accensione. Centratelo, dopo che l'avete centrato potete, ecco qua, è qui che abbiamo lavorato, su questo connettore. Ho rinforzato tutte quante le i dentini di sotto e tutti quelli di sopra. Qui attorno c'è una marea di componenti, quindi se ci andate con il saldatore o con qualsiasi altra cosa, mi raccomando la precisione. Se non fate strike, sapete giocare a bowling? Io ci ho giocato con tante persone, certe persone, tipo mio fratello, per fortuna che si può dire che culo che c'ha. E qui alcune volte davvero vengono dei clienti, dice non mi si accende più il cellulare. Dico che hai fatto? Ho cambiato lo schermo. Ah, vabbè, vado a vedere, hanno fatto strike, hanno portato via di tutto dalla scheda madre. Dico, senta, lei ha fatto strike, bravo. Dico, perché? Perché si è portato via questo. E vabbè. Poi diamo anche la soluzione, cioè diciamo se vuole, le risaldiamo, il costo è tot, e lo facciamo ripartire. Ci guardano un po' con gli occhietti, come dire, caspita quanto siete cari. E beh, siamo cari, meno male. Vuol dire che non siamo, come si dice, cattivi. Vabbè, allora siamo arrivati allo schermo, speriamo bene stavolta, va? Mi sarei un po' stancato di fare monta e smonta. Ok, ricordatevi, vedete, mi è guarito il dito, calendula, ce n'è rimasta ancora un po', ma adesso non mi fa più male, è già guarito, 320 gradi ci avevo buttato sopra, è proprio un portento questa calendula. Siamo arrivati al dunque. Intanto qui vedete questa cacchio di batteria, guardate, è veramente stupida, si stacca da sola. Ma perché? Io cambio batteria, mica posso mettere una batteria che fa la scema. Dove sta la mia batteria? Chi me l'ha presa? Stefano non c'è, però sapete, siccome tanto è sempre lui il colpevole, vabbè, va, riagganciamola. Tanto noi dobbiamo solo vedere se lo schermo si illumina. Con o senza la batteria, penso che saprete che lo schermo si deve illuminare, no? Ci siamo. Intrecciato le dito, vado. 3, 2, 1, go. Ammazza che bella mela, non vedo niente. Voi vedete la mela? No, nemmeno io. Diamogli la corrente. Corrente. E dai, su, una bella meletta piccola piccola, tanto per gradire. Nemmeno la rete illuminazione si è acceso, avete sentito che ha fatto beep e sta pure bippando, ma sullo schermo niente, accidenti a te e chi non te lo dice. Sullo schermo non si vede nulla, continua a non vedersi nulla. Beh, si accettano suggerimenti, se ne avete, quando vedrete questo video datemi suggerimenti. Io per ora ho provato qualche strada, ma non ho ottenuto nulla. Perché fai questo, papà? Vediamo staccando la batteria, perché questa batteria qui è un po' fuck, è un po' fasulla. Allora, ho staccato anche con la batteria staccata, mettendo corrente si dovrebbe vedere qualcosa, no? Vediamo, corrente. Nada, non c'è niente, vedete? A meno che non sia nascosta questa mela, non c'è nulla. Mannaggia, connettore doc c'è, a meno scaldasse, perché se scalda dice oh c'è sta un corto, c'è questo, c'è quell'altro. Acciderbola Caterina. Questa puntata per ora penso che volge al termine, ma non ci arrendiamo qui, boia che mo, no, non c'entra niente. Una volta si diceva così, non so, mi è venuto spontaneo, non faccio politica, non mi va di fare politica. Qui stiamo parlando di riparazioni di telefoni e basta, ok? Il resto è noia, direbbe il grande Califano. Dove starà il dilemma? Allora, facciamo una prova tenendo spinto qui, perché alcune volte tenendo spinto e accendendo, facciamo sta prova? Tengo spinto l'LCD, spingo pure l'accensione,
fan bene, non si vede nulla uguale. Perché? Perché vediamo se fosse questione di corrente. Diamo corrente, tengo sempre spinto l'LCD. La corrente, ci siamo. Infatti sentite, bonk, 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 è acceso. Ma niente! Mannaggia! Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Si accettano suggerimenti. Questa puntata per ora finisce qui. Allora, siamo davanti a un iPhone 5 a cui manca la retroilluminazione. Per la cronaca, per chi avesse perso le puntate precedenti e sta vedendo sul nome, ve l'avrà vista. Comunque, c'era dell'ossido, l'abbiamo tolto dalla scheda, abbiamo lasciato asciugare la scheda, non è ripartito lo schermo, abbiamo provato anche a rimettere a posto qui questa parte che sarebbe a dire il connettore LCD. Questo è staccato perché? Beh, questo è il pulsante di accensione un po' alzato. Vediamo un po'. No. No, sto al suo posto, mi sembra almeno. O fosse proprio il pulsante d'accensione che era mezzo aperto? Fatemi togliere questo dubbio, scusate. Qui se ne vedono di tutte. Riproviamo, mettiamo solo l'LCD. Se compare l'immagine era proprio questo pulsante d'accensione dell'animaccia sua. Usiamo la corrente. Non si vede nulla uguale. Quindi sarebbe partito adesso e tra un po' farà blong blong blong, ma sullo schermo nada, non si vede nulla. Accidenti, è proprio una sfiga. Vabbè, vedremo. Dicevo, si accettano suggerimenti, sentite bippano, si accettano suggerimenti per come risolvere questa questione. E magari anch'io poi cercherò su internet e vi posterò poi su YouTube la soluzione a questa problematica, che più ne sappiamo meglio è, e quindi quando arriverà un cliente ipotetico con quel problema sapremo riconoscere il problema e risolverlo, ok? Boh, questo iPhone 5 l'avete visto già 20 volte che ve lo smonto e ve lo rimonto, avrete imparato come si fa, no? Tolto la batteria, poi andate qui, scansate l'antenna, questa l'abbiamo già tolta, si gira e si toglie anche l'antenna wifi per ultima, quindi si fa così, guardate, si gira di fianco qua, si prende uno strumentino di precisione e si stacca, perché sennò poi la rompete. Ecco qua, la scheda incriminata, ma non è che fosse sto connettore della SIM che è tutto bello spaparazzato, lo guarderò. Per oggi è tutto, grazie a tutti voi dal vostro iPhone Assist. Ciao ciao, buona serata, buongiorno, buon riposo. Ci vediamo. Allora, eccoci sul microscopio. Se voi guardate qui, in questo punto, qui e qui, aspettate, è così. Qui e qui ci sono solo le piezzole, queste due e queste due, ma non ci sono nessuno di questi. Qui ce n'è una fila indiana, si può dire. Qui e qui mancano. Stasera non lo faccio perché basta, però dovremo sicuramente rimettere questi due componenti che mancano. Non so, ripeto, se sono questi a causare il problema, però visto che mancano, giriamo meglio la scheda così la vedete dritta. Ecco qui. Qui e qui mancano e andremo a rimetterli. Dopodiché speriamo bene, ok? Grazie a tutti voi da iPhone Assist. Solo per completezza, perché nel frattempo ho guardato e ho trovato dove sta il difetto. Sicuramente potrebbe non essere questo l'ultimo difetto, ma l'ho trovato in questo punto qui. Su questa parte, questo qui sarebbe l'attacco della parte frontale, no? Con poi il sensore, microfono, eccetera. Ma su questo lato qui mancano due piccoli componenti. Dovrebbero essere due condensatori. Proprio qui dove sta il cerchio, accanto non c'è nulla. E ci dovrebbero essere. Ve lo faccio vedere al microscopio, eh?